Almaviva è una realtà importante per Palermo. Noi siamo praticamente 3.600, è vero, siamo in solidarietà. Il nostro contratto di solidarietà scade a maggio. La proprietà ci paventa i licenziamenti. Noi oggi siamo scesi in piazza nuovamente per mantenere il nostro posto di lavoro. Realmente sta diventando sempre più difficile rimanere sul mercato, il frutto delle delocalizzazioni. Quindi ritornare in piazza per mantenere i nostri diritti è la cosa più importante. Ci stanno togliendo tutto, è materialmente impossibile che le norme ci sono e non vengono applicate. Qui c'è gente che ha iniziato la propria attività lavorativa e quindi è ben 15 anni che siamo in questa azienda e praticamente abbiamo creato un po' tutti famiglia, quindi non possiamo permetterci di perdere il posto di lavoro perché l'economia palermitana si ferma, e fermare un'economia palermitana su 5.000 lavoratori, quindi che perdono il posto di lavoro, è fermare una città. Allora, questo è il secondo sciopero che facciamo come lavoratori Almaviva. 3.600 lavoratori sono a rischio licenziamento. Oggi facciamo un corteo che parte da Piazza Croce e arriviamo fino alla prefettura per andare a sollecitare il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico che riguarda i call center e Almaviva in particolare. Il vicario del prefetto l'11 dicembre in occasione dell'altro sciopero ci aveva promesso di sollecitare questo tavolo, ma non ci è arrivata ancora nessuna informazione. La Regione Sicilia finalmente si è fatta avanti, abbiamo aperto un tavolo tecnico per risolvere i problemi dei call center in Sicilia, adesso deve fare la sua parte il governo e lo Stato italiano tutto. Vogliamo che vengano applicate le leggi contro la delocalizzazione, l'articolo 24 bis del 2012 che sancisce che il cliente deve avere la possibilità di scegliere dove viene gestita la sua telefonata, se in Italia o in uno Stato estero. Hanno fatto i controlli, ci sono state le ispezioni, hanno constatato che ci sono le irregolarità, ma non sono ancora partite le sanzioni. Quello che chiediamo è che venga messo in sicurezza un comparto che in Italia occupa 80.000 addetti e in Sicilia solamente 20.000 addetti.